Ε, εσύ, εσύ ήθελες να τα δοκιμάσεις όλα. Sí. Και τι συμπέρασμα έβγαλε που πήγε με τόσου διαφορετικού άντρε, με τόσε διαφορετικέ φυλέ. Allora, per me, per me, aver comunque confrontato me stessa nella sessualità con tantissimi tipo di razza, comunque di colore, di, 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 sì, di, di queste persone, Per me era importante perché io così ho capito di, di, di come vivono in, in altri paesi gli altri uomini. Io per esempio ho, ho fatto anche sesso con, con un uomo che si chiama John Holmes. Nell'ultimo periodo della sua vita che aveva l'AIDS. Sconcertante, sconcertante. Quando è arrivato sul set io... Io dissi al regista, dico guarda, e parlo dell'86 mi pare, no, aspetta, sì, sì, 86. E io vedevo questo uomo alto, molto magro, molto così. E io vedevo che stava male, però io ho detto, ma, al regista, ho chiesto, ma cosa avrà? ma Perché sta male? Perché viene sul set, era famoso e importante, il famoso John Holmes. E il regista mi ha detto, no, no, c'è il cancro al colon, eh, sta curandosi, non, nulla eh, tranquillo, stai lavorando. Io ho lavorato, però poi sono venuto a sapere dal mio futuro marito, che è poi è americano, da cui poi ho avuto il mio figlio, Ludwig, che mi ha mandato la cartella clinica di John Holmes, dove c'era scritto John Holmes eh, Immun Deficiency IDS sono rimasta talmente allibita credimi che giusto buon Dio perché mi ama e, e perché io non sia morta perché se, potevo morire di AIDS è che ne scorris profilattico che... senza protezione senza mm -hmm. protezione ma credimi che era una cosa talmente eh, io ero rimasta allibita che io ho detto io, io oggi come oggi non sarei dovuto già essere in vita anzi ti dirò John Holmes del 86, 86, io mi sono sposato con l'americano nel 91, papà di Ludwig, io sarei già dovuto morire dopo due anni, nel 93-94. Simera, simbolevi su Neus Anthropos una fora Come no, assolutamente. Io credo in una corretta informazione sessuale, sia nelle scuole sia in televisione. Sia sui giornali, in tutto il mondo, in qualunque paese che sia. Perché purtroppo c'è un dilagante problema di AIDS, che è, bisogna assicurarsi di non prendere le malattie. Purtroppo, anche in Italia, poco tempo fa c'è stato un uomo. Che, che ha fatto sesso, tra l'altro che questa ragazzina era un 16enne, minorenne, piangeva in televisione e diceva era il mio primo amore e dice mi ha rovinato, non mi ha detto niente, ha infettato, questo uomo ha infettato non so se 18 o 20 donne, sono tutti con siero sì, positivi, tutti AIDS. Allora io dico una cosa, innanzitutto con la legge da tutelarsi che di punire quei uomini o donne che siano, che chiunque abbia l'AIDS già conclamato o sieropositività devono utilizzare, comunque dichiarare al partner e comunque utilizzare il preservativo.